Buonasera a tutti, siamo di nuovo qui collegati e con il nostro secondo incontro organizzato grazie alla terza missione condotta dalla professoressa Chiara Barbati dell'Università di Pisa, oggi insieme a Mario Vitalone, bibliotecario dell'Università di Pisa. Questo incontro verte ancora su argomenti legati alla Persia e all'Iran e oggi tratteremo di un manoscritto presente in una delle biblioteche storiche italiane e perciò lascio subito la parola a Frida e poi ai nostri diretti interessati. Grazie a tutti per essere qui. Ringraziamo ovviamente anche la professoressa Barbati e Mario Vitalone. Vai Frida. Buonasera a tutti, intanto grazie alla professoressa Barbati e grazie a Mario Vitalone per essere qua. Come Oriental Book Club abbiamo dedicato già 2 mesi all'Iran e alla letteratura persiana, con Maggio Persiano, e abbiamo trattato proprio sia Paura e Tremore che l'elezione di papà edito da Ponte 33, mentre nell'ottobre iraniano su Vashun, che è stato oggetto della scorsa diretta con la terza missione dell'Università di Pisa, e in presenza, in questo caso invece siamo online, però ecco, siamo al secondo episodio, il secondo appuntamento con questa serie di eventi legati sia alla letteratura persiana che all'Oriental Book Club che all'Università di Pisa. Ringrazio ancora tutti per essere qua e passo la parola alla professoressa Barbati. Allora, grazie Giulia, grazie Frida e grazie all'Oriental Book Club per questa attiva partecipazione nella terza missione, nell'ambito appunto degli insegnamenti che io qui rappresento, quindi quelli di filologia, religioni e storia dell'Iran, al Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa. Grazie a Mario Vitalone per aver accettato l'invito, iranista e bibliotecario a Pisa, quindi oggi incontro tutto pisano. Siamo molto contenti. Voglio ringraziare, colgo l'occasione anche per ringraziare la Feltrinelli di Pisa, che ha appoggiato fin dall'inizio, all'inizio di settembre, questi nostri calendario di eventi. Ricordo brevemente gli altri due, ne abbiamo a conclusione di questo primo semestre, gli altri due a dicembre. Feltrinelli, siamo stati ospiti del giardino del cortile interno ad ottobre. Purtroppo, come dire, la situazione sanitaria non ci ha permesso di essere lì questa sera. Speriamo a dicembre, o speriamo nel secondo semestre, però ecco, ci tenevo a sottolineare anche appunto, la partecipazione della libreria Feltrinelli di Pisa. Sono quattro eventi, gli altri due, quelli a cui accennavo a dicembre. Brevemente, a dicembre, all'inizio di dicembre, andremo a presentare un romanzo pubblicato adesso in uscita, credo, dalla Brioschi Editore, Mio zio Napoleone. Avremo la traduttrice Anna Van Zan, ancora Tiziana Buccico. E poi invece, credo a metà dicembre, un altro evento, un altro taglio con la giornalista Luciana Borsatti e il suo libro All'Iran di Trump. Quindi, diciamo, quattro eventi molto volutamente molto differenti tra di loro, dal romanzo Prima Donne, quindi su Vashun, a un taglio più giornalistico, alla contemporaneità, a un altro romanzo, ad oggi, che è un po' un evento particolare. Io ci tenevo moltissimo perché, come appunto Mario Vitalone ci spiegherà a breve, lo Shahnameh rappresenta, quindi è il poema, no? Epico, per eccellenza, è il poema epico del mondo, dice bene Mario Vitalone, di lingua persiana, quello che rappresenta tutta la storia, se la storia è la storia mitica del mondo iranico. E personalmente, poi lascio la parola e poi se ne riparlerà, quello che mi ha sempre, come dire, affascinato dello Shahnameh è il contesto in cui viene ad essere. Cioè, intorno all'anno 1000, in un momento in cui comunque storicamente, diciamo, il mondo iranico ormai è grosso modo, bene o male, islamizzato, anche arabizzato sotto alcuni punti di vista, queste elite, un gruppo che si ride intellettuali volendo, che si richiama invece a tutta quella storia
la storia, la storia mitica di un Iran anche pre-islamico, quindi è un davvero diventa l'elaborazione di tutto quello che era stato il mondo iranico anche pre-islamico, non solo dell'altipiano, quindi Sasanide, riprende il Huadaynamag, quindi le storie di re e regine, ma anche fino all'Iran Sasanide, cioè dai primordi fino all'Iran Sasanide, ma anche tutto quel mondo epico e storico centro-asiatico, e diventa poi da tutto questo emerge e diventa quello poi nel corso della storia quello che è appunto il loro poema epico, cioè dell'Iran, che sia dell'Iran della Repubblica Islamica dell'Iran, l'Iran della diaspora, un qualcosa su cui si fonda l'identità e la storia culturale di questo paese. Qui, come dire, mi taccio questo tanto per dare un contesto e do invece la parola all'esperto, a chi ce ne parlerà, non soltanto dello Shahnameh, perché altrimenti sarebbe un'altra diretta, ma si concentreremo soprattutto su un manoscritto appunto conservato a Firenze dalla Biblioteca Nazionale, quindi oggi è proprio evento tutto toscano, tra la Toscana e il mondo iranico, potremmo dire. A te, Mario. Sì, grazie Chiara. Intanto sì, volevo ringraziare perché insomma questa occasione mi dà un po' di fare un passo indietro nel tempo, perché insomma in effetti questa copia dello Shahnameh è un lavoro che mi ha tenuto molto appassionato nel periodo in cui ho lavorato alla Biblioteca Nazionale appunto di Firenze, se non ricordo male 2010-2014. Dove mi occupavo appunto delle collezioni orientali della Biblioteca Nazionale, e quindi poi ovviamente insomma sono stato ovviamente molto attratto da questa copia dello Shahnameh, che è sempre stata nel cuore un po' di tutti gli iranisti, anche fin da dopo ne faccio un accenno, ma io ricordo ancora, ero ancora studente quando si cominciò a parlare di questo Shahnameh, e quindi da allora mi era sempre rimasto nella mente, e poi me lo sono trovato davanti, quindi a questo punto è stata effettivamente una grossa esperienza. Una cosa a cui tenevo a sottolineare, appunto riprendendo il discorso di Chiara, è che ovviamente questo breve intervento che adesso farò, questa breve presentazione, si concentra sulla copia di questo Shahnameh, che la copia importante dello Shahnameh, come vedremo più avanti, che è di la Biblioteca Nazionale. Tra qualche accenno allo Shahnameh, ma non parleremo dello Shahnameh perché ci vorrebbero, ecco, insomma, non dico cerebro settimane, insomma, stiamo parlando di un'opera così complessa, e poi ovviamente forse ci vorrebbero anche persone più competenti di me da questo punto di vista di parlare dello Shahnameh. Quindi, come dire, ma per ora per questo intervento mi limiterei alla parte più, ecco, una prospettiva più bibliotecaria che non iranista, diciamo, da questo punto di vista. Insomma, qualche accenno poi lo faremo. Per cui io direi, essendoci, come dire, una presentazione più o meno presentata, se possiamo condividere lo schermo, io adesso non so se già, ecco, vedete già lo schermo condiviso o meno. Sì, condiviso, io vedo tutto, credo sia online anche. Allora, quello so qui, intanto appunto la definizione dello Shahnameh è abbastanza chiara, ne parlava anche appunto Chiara poco fa, è l'epica nazionale del mondo di lingua persiana. E non a caso si usa l'espressione del mondo di lingua persiana, perché appunto non riguarda solo l'Iran in quanto tale, ma un'area molto più vasta e di tutto l'area iranica. Ed è opera di questo poeta che venne a essere noto poi come Ferdowsi, cioè dal paradiso paradisiaco, Tusi, perché proveniva da Tus, che è questa città del Khorasan nell'Iran nordorientale. È un'opera molto corposa, stiamo parlando di 50.000 versi, quindi ecco, per dare un'idea, più di quelli dell'Iliade e dell'Odissea messi insieme. È stata composta per oltre 30 anni in varie redazioni, e per cui l'ultima sarebbe terminata poco dopo il 1000, probabilmente nel 1009,
e racconta questo passato mitico, storico dell'Iran dall'inizio della civilizzazione dell'umanità fino alla conquista da parte degli arabi nel VII secolo e parla quindi di 50 re. La copia che, perché come dicevo, non andare in dettaglio sullo Chamé adesso sarebbe impossibile, ma mi soffermerò su alcuni aspetti che, di questa copia che abbiamo qui alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che sicuramente questo manoscritto si può considerare uno dei più significativi che la biblioteca possiede. E io partirei proprio dalla sua identificazione, è avvenuta in tempi molto recenti, in fondo, alla fine del 1978, da parte del professor Piemontese dell'Università di Roma, che ha dato un ampio resoconto di questa sua scoperta in questo articolo pubblicato poi dagli annali dell'Istituto Orientale di Napoli, e sul quale in effetti poi si basano buona parte delle informazioni che adesso poi seguiranno. Come è avvenuta questa identificazione? Da questo punto di vista è molto interessante perché mettendoli nel contesto storico, stiamo parlando del dicembre del 1978, un periodo in cui l'Iran attraversava davvero un periodo cruciale della sua storia recente, c'era il cambio di sistema politico che era ormai imminente, lo Shah stava ormai per lasciare il paese ed era quindi un paese, come dire, un periodo di estrema attualità. E forse è stato proprio per questo motivo che sui mezzi di informazione italiani ebbe un eco particolare questa notizia dell'identificazione di questo antico codice conosciuto al mondo dello Shahnameh, libro dei re di Ferdowsi, che era custodito presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. Per darvi un esempio, questa qui è la notizia così come fu riportata nell'edizione nazionale di Repubblica del 29 dicembre del 78, cioè cosa che insomma già devo dire anche all'epoca, come dicevo, da giovane studente mi impressionò, perché avere una notizia su Repubblica di una scoperta di un manoscritto mi sembrava già una cosa abbastanza molto particolare, ma non solo, perché non solo fu su Repubblica, ecco, ho ritrovato anche questo è sul Gazzettino di Venezia, sempre del 29 dicembre, ignorato per secoli, è un antico codice conosciuto, e addirittura prima di queste notizie era già stata trasmessa in televisione una intervista al TG1 al professor Piemontese del 27 dicembre e altri servizi anche su altri giornali. Questo perché evidentemente, appunto, perché l'Iran era, come dire, un po' sotto osservazione, quindi queste erano notizie che facevano sicuramente interesse. In Iran, al contrario, ovviamente invece la situazione era completamente diversa. Insomma, l'Iran stava attraversando uno dei momenti più drammatici della sua storia. La stessa Repubblica del 29 dicembre, che a pagina 7 pubblicava la notizia dello Shahnameh, in prima pagina riportava questa notizia sull'Iran. Quindi, come dire, questa scoperta avviene in un momento storico molto particolare per l'Iran, per cui se da una parte abbiamo in Italia una grande risonanza anche dal punto di vista mediatico, in Iran viene praticamente ignorata, anche se è molto importante per loro, perché ovviamente la situazione era di tutt'altra natura, e molto più, come dire, complicata rispetto a quella che era la vita anche quotidiana e politica, di cambiamenti politici che stavano avvenendo. Per cui dobbiamo aspettare fino al 1990, perché in Iran circoli bene la notizia, e fino a quando appunto c'è la Fondazione per le Enciclopedie Islamiche che pubblica a Teheran la riproduzione similare del manoscritto. Ecco qua riportato, tanto per dare un'idea, il frontespizio di questa pubblicazione, in modo forse poco ortodosso, perché non fu richiesta nessuna autorizzazione alla biblioteca, cosa che insomma desta un po' di malumore, e anche un'edizione di scarsa qualità, perché una riproduzione del facsimilare del manoscritto da microfilm, quindi effettivamente di insomma scarsa qualità. Comunque, al di là della
suggestione, questa evidente suggestione, i giornali riportavano una notizia che comunque aveva sicuramente un'importanza notevole. Per lo stesso momento si era arrivata all'identificazione del manoscritto durante il lavoro di ricerca e schedatura dei fondi dei manoscritti persiani presenti nelle biblioteche italiane, i cui risultati sono poi confluiti nel suo catalogo, in questo catalogo dei manoscritti persiani conservati nelle biblioteche d'Italia, pubblicato nel 1989, un catalogo preziosissimo e che davvero avrebbe, come dire, bisogno e necessità probabilmente di essere aggiornato. Un grosso lavoro che ha preso molta energia, molto tempo e anche molta passione da parte Piemontese. Ora, per alcune operazioni di verifica che stava facendo molto dettagliatamente il professor Piemontese, aveva chiesto di consultare un codice di questo fondo molto particolare, questo fondo magliabechiano, che grammatiche e lessici in lingua orientale. Quindi questa classe terza riportava queste grammatiche e lessici in lingua orientale. Questo per darvi un'idea, questa appunto è la collocazione di questo manoscritto. Ora, il volume che gli portarono, si trattava di un volume di grande formato, stiamo parlando di 48 cm per 32, e che sul dorso riportava questa etichetta. E sul foglio di guardia anteriore questa altra indicazione. Quindi a questo punto questo volume era considerato un commento anonimo arabo del Corano. E invece non era così, invece appunto, come dire, insomma, non si sa bene da chi e da quando era stato rubricato in questo modo, spero non da un bibliotecario, insomma, per una questione, come dire, di tutela della categoria, ma insomma, in ogni caso c'era stato un errore clamoroso, insomma, perché non si trattava di un commento anonimo arabo del Corano, non si trattava di un'opera araba nel tantomeno del Corano, ma invece si trattava di questo, dello Shahnameh, del libro dei re, l'opera di Ferdinand. Ora, come accennato all'inizio, si tratta sicuramente del più importante monumento letterario dell'Iran, quando parliamo dello Shahnameh, ma non solo. Un punto importante è questo, che lo Shahnameh non è soltanto un'opera letteraria, ma un'opera popolare, un'opera anche di ampia diffusione. Tutti in Iran conoscono, chi ha avuto contatto con l'Iran lo sa bene, che tutti in Iran conoscono le sue storie, o sono in grado di recitarne i brani, che vengono appresi in famiglia, a scuola, o in circoli di lettura e così via, nei caffè o nelle case da tè. E ci sono anche dei cantastorie professionali in Akkal che nei caffè e nelle case da tè o in particolari occasioni raccontano lo Shahnameh, talvolta aiutandosi anche con delle illustrazioni. Questo è un esempio. Questo è un esempio di una versione dello Shahnameh da parte del Nakhal, di queste, diciamo così, cantastorie. Ovviamente non lo mostro tutto, ma sono tutti disponibili anche su internet, in rete. La Shahnameh ha avuto delle strane, come dire, molto composite. Basta fare una ricerca in rete e ritroviamo addirittura anche delle versioni rap dello Shahnameh. Ecco, questo che dicevamo prima ne accennavamo. Questo. Oppure, ma accanto alle versioni rap abbiamo poi, questa è una notizia per esempio su una sinfonia fatta sullo Shahnameh, ma ancora ne parlavamo prima poco prima del collegamento, anche dei videogiochi per esempio sullo Shahnameh. Anche qui lo mostro brevemente per non andare molto del tempo.
Ecco, ovviamente se volete intervenire, io sto andando avanti da solo, ma insomma, se volete intervenire, interrompermi, fate pure. Perché avevo identificato, avevo mostrato queste? Perché, come dire, è importante che ci sia coscienza del fatto che quando parliamo di cinema, non parliamo appunto solo di opera letteraria, ma anche di opera popolare. Ma lo Chalamet lo troviamo anche soprattutto, come dire, come contenitore di una delle più grossi, delle più importanti arti iraniane, che è l'arte della miniatura. Le copie illustrate dello Chalamet, tutte successive alla nostra copia, diciamo, la copia di cui ci stiamo trattando, per esempio, non contiene nessuna illustrazione. Diciamo così, l'epoca delle illustrazioni avviene dopo, successivamente, e in ogni caso questi Chalamet illustrati sono tra gli esempi più belli dell'arte della miniatura persiana. Ne cito solo tre tra quelli più noti. Questo qui è una delle miniature che è presa dal cosiddetto grande Chalamet mongolo, e risale al XIV secolo. Sono 57 pagine illustrazioni che sono sparse ormai tra vari musei e collezioni private di tutto il mondo, tra cui alcune al Metropolitan Museum di New York. Un altro esempio è questo Chalamet Baisongour, commissionato nel 1429 dal principe Baisongour, nipote di Tamerlano, e prodotto a Herat, nell'attuale Afghanistan. È composto di 700 fogli decorati con 24 miniature, ed è conservata adesso al Museo del Golestan di Teheran. Questa è una seconda immagine, pure questa molto bella, direi. E poi ancora abbiamo, per esempio, quest'altro Chalamet, lo Chalamet di Shah Tahmasp, commissionato dal Re Safavi di Shah Tahmasp, che regnò dal 1524 al 1576. È composto da 759 foglie con ben 258 miniature. Ha avuto una storia un po' particolare questo manoscritto, perché fu acquistato nel 1959 con il collezionista americano Arthur Houghton, che poi purtroppo nel 1973 ebbe un po' la sciagura idea di smembrarlo per vendere i fogli separatamente. I 118 fogli residui furono poi nel 1994 oggetto di uno scambio con le autorità iraniane, che in compensazione cedettero un'opera dell'artista olandese De Koenig, la Lady Number 3. Quindi, in cambio di questo, ebbero questa qui. Ora, non so, tralascio l'aspetto estetico su cui ci ha guadagnato il budista estetico tra i due, ma in ogni caso tenete presente che poi questo quadro è stato venduto nel 2006 per 137 milioni di dollari, quindi insomma dal punto di vista economico effettivamente lo scambio è stato sicuramente, come dire, vantaggioso per quanto riguarda la parte non iraniana. Ora, se dal piano strettamente artistico passiamo poi a quello della ricostruzione del testo, e qui andiamo un po' più nel merito del nostro manoscritto, allora l'importanza di questo codice di Firenze emerge in maniera assoluta. E soprattutto quando lo mettiamo in relazione al numero di codici dello Chalamet attualmente noti e conosciuti, che sarebbero circa 500, questo è il numero stimato di codici dello Chalamet che attualmente sono noti. E se si va a esaminare quella che è la data di copia, che è chiaramente espressa nel colofono. Ecco, questo è questo è un estratto del colofone che porta il manoscritto, e che quindi data questo volume dello Chalamet di cui stiamo parlando in maniera chiara, al 30 di Muharram del 614 dell'Egira, che corrisponde, quindi 30 Muharram, che corrisponde al 9 maggio 1217. E la data fa di questo manoscritto il più antico esemplare dello Chalamet finora conosciuto al mondo. Qui ho un po', come dire, raccolto un po' la cronologia, ed è quello sicuramente più quello se
partiamo dal probabile termine di composizione dell'Oceana Me, che dovrebbe essere che è il 1009. Abbiamo appunto, questa è la Biblioteca Nazionale di Firenze, a questo punto è 1217, che quindi sarebbe di 60 anni antecedente a quello del British Museum, datato ma non con certezza, tra l'altro questa data non è proprio certa, del 1276, mentre le successive copie datate sono quelle del 1830 di Istanbul, del 1833 di San Pietroburgo e del 1341 del Cairo. Da segnalare che di recente un'altra copia è posseduta dalla St. Joseph University di Beirut, che non è datata, ma si presume tra il 1250 e il 1350, comunque in ogni caso successiva a questa di Firenze. Quindi diciamo così, il manoscritto di cui stiamo parlando è di sicuro la copia più antica esistente dello Chanamè. Ma al di là di tutto, è evidente come la disponibilità di questa copia della Nazionale di Firenze raccorci in modo significativo il diario di tempo intercorrente da il probabile termine di composizione dell'opera posta appunto verso il 400 dell'Egira, quindi il 1009, e il principio dell'attestazione, portandolo quindi a un paio di secoli. E non a caso la più recente edizione critica in 8 volumi più 4 linee, quindi siamo arrivati a 12 volumi dell'Oceana Me, terminata nel 2008 da Jalal Khaleghi Motlag, dopo un lavoro di quasi 20 anni, abbia assunto come testo base dell'edizione per il primo volume proprio il manoscritto di Firenze. A questo proposito ricordo che l'unica traduzione italiana integrale dello Oceana Me, giusto per avere anche un riferimento appunto nel caso se voglia andare a fare una lettura interessante, è quella in versi decasillabi pubblicata nel 1886-1888 da Italo Pizzi, che è questa qui. E ovviamente questo è un problema di consultazione, che ovviamente stiamo parlando della fine dell'Ottocento e quindi è in versi in stile fine Ottocento, quindi come dire non è una lettura semplice anche da un punto di vista, come dire, insomma del italiano del contemporaneo, ma una versione più recente è stata poi però purtroppo parziale, quindi non copre tutto lo Oceana Me, è stata pubblicata nel 2003 da Maria Fazia Mascheroni e copre soltanto però una parte dello Oceana Me e non in maniera integrale. Queste sostanzialmente sono le due edizioni italiane. Allora, la traduzione italiana dello cinema è sempre stato uno dei progetti di cui si è parlato molto, ma poi non si è mai riuscito a portare a termine, secondo me, anche proprio per la complessità della situazione. Infatti, questo codice di cui stiamo parlando, questa è una scheda un po' riassuntiva, è costituita da 265 fogli. La scrittura è Naschi, che è uno degli stili calligrafici più usati, mentre gli oltre 700 cartigli, che sarebbero questi che adesso vediamo più in dettaglio, che ne ornano le pagine e che contengono formule regolari in arabo, sono in scrittura Kufi, che è la più antica delle forme calligrafiche della scrittura araba, e qui dipinta oro. E una cosa particolare è questa, che non è da escludere che furono proprio questi cartigli con iscrizioni in arabo a far interpretare poi erroneamente il codice come un commento coranico, come abbiamo visto all'inizio, no? Perché insomma c'era sempre da porsi il problema come mai, però probabilmente maneggiato da qualcuno che non conosceva il persiano, avendo visti questi cartigli in arabo, l'ha interpretato come appunto un'opera in arabo e non in persiano, dandogli anche poi un'interpretazione, una classificazione come commento coranico. Al nostro manoscritto in effetti manca il foglio iniziale, questa è una perdita grave perché avrebbe potuto in qualche modo contenere qualche indicazione relativa al committente o al primo proprietario, e contiene, questa cosa importante, solo il primo volume dello Oceana Me, per un totale di 22.000 versi sui circa 50.000 totali, quindi manca tutto il secondo volume. Il testo del manoscritto è suddiviso in sezioni che narrano quindi come appunto la struttura dello Oceana Me
narrano le gesta di un determinato re oppure episodi avvenuti durante questo il suo regno. Ne ripropongo alcuni esempi giusto per dare, come dire, un'indicazione. Questo che vedete, per dare un esempio delle pagine, questo che vedete è l'incipit, la prima pagina di testo del manoscritto. Queste successive sono invece alcune pagine di esempio che ho selezionato proprio tra gli inizi di queste sezioni. Questa, per esempio, è la sezione che riguarda il re Caio Mars, che è l'Adamo iranico, insomma, il primo uomo, il primo re. Questa qui invece è la sezione di Jamshid, che è il più importante dei re primordiali, il sovrano dell'età dell'oro, che regna 700 anni. O la sezione, questa qui invece è la sezione di Zahok, è l'incarnazione della tirannia. Non so se avete visto mai una immagine abbastanza diffusa nelle miniature di questo essere umano da cui sulle spalle spuntano dei serpenti che si nutrono appunto di esseri umani, e regna per 1000 anni. E poi seguono altre sezioni selezionate giusto per dare un'immagine, come dire, per dare un esempio delle pagine. E qui questa sarebbe la sezione di Peikobad, poi abbiamo la sezione di Kai Kavus, tutti appunto re. Ricordo che l'Oceano si articola nell'arco di 50 re, o la sezione di Kai Khosrò. Però ecco, la domanda che ci siamo sempre fatti, ci siamo fatti anche nella presentazione di questo intervento, è che sì, ma questo manoscritto a Firenze come è arrivato e qual è la strada che ha percorso? Perché questa è effettivamente una curiosità importante da un punto di vista. Ora, localizzare con esattezza il luogo di produzione del manoscritto non è facile. E il colofone, come abbiamo visto prima, registra la data, ma non il luogo di copiatura e nella firma del copista. Sicuramente però, e questo è anche un aspetto interessante, il manoscritto ha avuto in un'epoca molto vicina alla data di scrittura del codice un lettore turco, probabilmente con base in Anatolia, che ha studiato e collazionato il testo con un altro manoscritto in suo possesso e che ha punteggiato il testo prime cinquantina di fogli con numerose glosse. Ecco, questo era giusto per dare un'idea. Sono tutte glosse turche che questo lettore ha fatto comparandolo con l'altro manoscritto in suo possesso. Da questo quindi che possiamo dedurre? Possiamo dedurre che potrebbe essere stato prodotto in Anatolia stessa, insomma, mentre altri indizi invece fanno pensare a un'officina di Kashan nell'Iran occidentale, da dove quindi poi sarebbe stato portato in Anatolia, da qui in Egitto, per poi fare il suo ingresso in Italia nel 1591 o 1592. Su chi invece abbia portato il manoscritto in Italia invece non ci sono dubbi, perché nel foglio di guardia posteriore del manoscritto, che sarebbe questo qui, troviamo questa annotazione: numero 76 portato da Girolamo Vecchietti di Cairo. Ora, Girolamo Vecchietti è una figura molto particolare, nato a Cosenza ma di famiglia fiorentina, da solo oppure insieme anche al fratello Giambattista compì varie missioni in Egitto allo scopo tra l'altro di reperire libri e manoscritti per l'attività della tipografia medicea orientale, un'impresa nata nel 1584 per opera del cardinale Ferdinando de' Medici su proposta dell'orientalista Giovan Battista Raimondi. L'iniziativa aveva come scopo principale la stampa di testi in arabo da utilizzare nella promozione del cattolicesimo tra i musulmani e per la confutazione, e direi forse soprattutto per la confutazione dei riti dei cristiani orientali. Ma si basava anche su una felice intuizione economica.
per motivi che potremmo definire ideologici, legati molto anche alla convinzione che il Corano non poteva essere riprodotto se non con la scrittura manuale, ma anche estetici, vista la proprio particolare sensibilità che in ambito islamico si è sempre avuto verso il documento prodotto dalla mano dell'uomo, la stampa non era stata introdotta nei territori islamici, non per problemi di tipo, come dire, tecnico, ma per scelta, appunto, come accennavo prima, anche ideologica, oltre che culturale. Però il ragionamento era che ciò avrebbe aperto un enorme mercato ai prodotti della tipografia. E invece, per venir meno del sostegno finanziario e politico, l'iniziativa ebbe vita relativamente breve e la morte di Raimondi nel 1614 segnò la fine dell'impresa. In ogni caso, una cosa importante da sottolineare è che questa tipografia ebbe il merito di contribuire con i manoscritti accumulati per le sue attività a formare una delle prime grandi raccolte di manoscritti islamici in Europa. I suoi materiali tipografici e manoscritti andarono poi soggetti a varie traversie, traslochi e perdite, fino a quando una parte delle attrezzature tipografiche non trovarono una definitiva collocazione nel 1816 a Firenze presso la Biblioteca Medicea Laurenziana, dove sono conservati caratteri punzoni, questo per darvi appunto un esempio di quello che cosa preziosissima che adesso è conservata lì alla Biblioteca Laurenziana. E i manoscritti confluirono in parte nel fondo di Antonio Magliabechi, che è quello che ha dato poi origine all'attuale Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Questo è una cosa importante da sottolineare. Ora, non sappiamo con certezza se nel gruppo della tipografia orientale si è finito anche questo nostro manoscritto. Data questa sua monumentalità, potrebbe essere stato donato al suo arrivo in Italia direttamente a un granduca, oppure tenuto in Serbia accantonato, per poi entrare successivamente nella collezione di Magliabechi. Tra l'altro, ecco, a proposito della tipografia medicea, segnalo, visto che stiamo parlando anche, riferimento anche poi all'Università di Pisa, eccetera, c'è stata una mostra molto interessante. Le vie delle lettere che si sono del 2012 presso la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, a cura del professor Borbone dell'Università di Pisa, e di cui è disponibile il catalogo che è stato curato da Margherita Farina e Sara Fani. Ritornando al nostro testo, anche ricordo ancora quando appunto io stesso ho cominciato ad avvicinarlo e a maneggiarlo, c'era il problema che anche dopo la scoperta del manoscritto era tenuto riservato, e non era tenuto riservato soltanto per una questione, come dire, di non farne fruire apertamente, ma c'erano dei oggettivi problemi di conservazione. Questi problemi di conservazione significava che maneggiarlo in maniera, come dire, intensa, l'avrebbe sottoposto a seri pericoli di danneggiarlo. Le zone a rischio, in effetti, erano localizzate soprattutto intorno ai castigli, famosi castigli di cui parlavamo prima, e che adesso qui ho riprodotto e insomma, in qualche modo si possono vedere, che erano e dove e la maggior parte concentrata l'acidità degli inchiostri che causa i danni. Quindi il problema non era tanto sul resto delle pagine, ma era solo su questi castigli, soprattutto su questi castigli che danneggiavano anche il resto delle pagine per il rame che era contenuto in questo tipo di inchiostro. Quindi il problema era grosso, nel senso che davvero si era in difficoltà su cui intervenire. A questo punto le zone a rischio appunto localizzate erano queste. Allora, nell'intervento che poi si è stato deciso finalmente di fare, si è ritenuto necessario smontare la rilegatura, e dopo queste opportune analisi si è provveduto a un intervento di conservazione del manoscritto. Qui appunto ci sono degli interventi, questo appunto in maniera molto recentemente. Si è poi deciso di non sottoporre i fogli a una nuova rilegatura e di conservarli in apposite custodie protettive. Quindi adesso
ecco, visto che stiamo facendo più o meno la storia del manoscritto, adesso il manoscritto lo trovate in questa forma qui. L'occasione per intervenire sul manoscritto era stata tentata in qualche modo, questo lo ricordo benissimo perché ero ancora presente in biblioteca, da una proposta del Metropolitan Museum di New York, su iniziativa di Martina Ruggiati, che si fece promotrice di questa iniziativa, di esporre alcuni fogli del manoscritto in una mostra sui Sergiuppidi che si è tenuta poi da aprile a luglio del 2016 appunto a New York. E Metropolitan ha anche contribuito economicamente, insomma, alle spese per il restauro. Gli ha costituito anche l'occasione perché questo, come dire, questo manoscritto per la prima volta riuscisse fuori da quello che erano i confini nazionali. In connessione con la mostra si è poi svolto anche un convegno, i cui atti sono stati pubblicati recentemente, e che comprendono anche un contributo per chi, insomma, volesse poi approfondire la questione e volesse approfondire la questione soprattutto sulla questione del restauro e degli interventi che sono stati fatti, e qui ho accennato solo brevemente. In questi atti del convegno si trova un contributo con una descrizione dettagliata dell'intervento. Ecco, questo era appunto è tratto dalla mostra al Metropolitan Museum, e questo è l'intervento sull'intervento di restauro sullo Chalamet, soprattutto opera appunto di Alessandro Sidoti, che è il restauratore della Biblioteca Nazionale. Qui descrive molto in dettaglio il tipo di intervento che è stato fatto e quello che c'è e qual è la situazione attuale. In ogni caso, e qui insomma concludo, io ricordo che comunque l'intera copia digitalizzata del manoscritto è comunque sempre stato disponibile ed è disponibile sia sul portale di Internet Culturale, che è questo sito del Ministero dei Beni Culturali, per cui si può accedere, a parte la descrizione, si può accedere a tutte le pagine del manoscritto, e quindi insomma si possono anche scaricare per immagine, oppure anche sul sito della Biblioteca Nazionale di Firenze, sulla biblioteca digitale della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Quindi, come dire, insomma, è una presentazione molto veloce, è stata, ma mi piaceva concludere su questo punto proprio per dire che l'intervento che è stato fatto e che è stato dato, come dire, una nuova riscoperta di questo testo, un testo preziosissimo da un punto di vista della ricostruzione del testo dello Chalamet di sicuro, ma anche dal punto di vista sicuramente della storia del manoscritto, insomma, e che in qualche modo un po' si riallaccia a quello che ecco, questo verso finale che ho riportato è un verso di Ferdosì, e così come Ferdosì finisce il suo lavoro. Beh, insomma, direi che su questo aveva piena ragione, e noi insomma ci stiamo in qualche modo dando da fare per cercare di dare il nostro contributo, per cercare di tenere vivo anche questo suo lavoro. Io insomma avrei finito qui, una presentazione insomma molto succinta, come potete aver visto, meriterebbe di più soprattutto sulla questione dell'argomento dello Chalamet, ma insomma, come diceva giustamente Chiara, ecco, insomma, ripeto, ci vorrebbe sicuramente molto più tempo e anche, ripeto, anche più competenze da questo punto di vista qua. Però insomma, può essere stata un'occasione più che altro per la diffusione della conoscenza di questo oggetto, ecco, che abbiamo qui a pochi metri a Firenze, a pochi chilometri in Italia da noi, che invece fino agli anni 70 era sconosciuto. Ecco, questo mi sembra
una cosa su cui anche dal punto di vista bibliotecario, oltre che iranista, fa un grande piacere quello di poter condividere questo bene, che poi è un bene culturale. No, grazie a te Mario per questa bellissima e dettagliata presentazione. Devo dire, l'idea era proprio quella, cioè presentare appunto innanzitutto l'oggetto e far conoscere anche ad un pubblico, no, più ampio e non solo prettamente accademico, quanto c'è di prezioso a pochi passi, quindi ad esempio appunto nella Biblioteca Nazionale di Firenze, e anche mostrare il lavoro che si è fatto adesso, l'hai ricordato, la pubblicazione appunto Io ce l'ho qui, quindi di cui tu sei anche coautore, questo volume, questo articolo pubblicato appunto nel 2019, che mostra anche quanto oggi si possa fare anche in maniera non invasiva nei manoscritti a livello di conservazione e di restaurazione, proprio per preservarli. Ecco, questo è un articolo tecnico, ma ben vengano determinati. Spesso, insomma, io mi occupo di manoscritti di Dufan, frammenti, spesso c'è sempre ci si preoccupa, no? Se si interviene su un frammento, poi si va a perdere, si ha paura di, no, di perdere già quel poco che si ha. Anche questo, ma io sono cose che appunto nei cosiddetti studi di manoscritti e manuscript studies si sanno, per fortuna, si mettono sempre più in evidenza. Questo articolo scritto anche da De Bello lo dimostra: si hanno ormai le conoscenze, le tecniche per appunto conservare e preservare i manoscritti senza, con tecniche appunto non invasive, senza rovinarli. Quindi ben venga che si usino, ecco. Quindi, e grazie poi per aver appunto mostrato tutta la varie trafile, le ipotesi, quindi come questo manoscritto importante sia arrivato, adesso che sia da Kashan piuttosto che all'Anatolia, ma attraverso quale trafila proprio sia arrivato in Italia e poi appunto a Firenze. Era quello davvero, non a caso, insomma, il titolo scelto poi insieme per la Locandina è il manoscritto, no, di Firenze, dello Shahnameh, e non solo, o non tanto lo Shahnameh, e quindi l'epica nazionale. Ecco. So che Giulia, forse Ufrida, volevano aggiungere qualcosa a questo punto. Brevemente, una domanda dal punto di vista linguistico: qual è l'importanza che ricopre l'epoca dei re? Non abbiamo fatto questo punto, ovviamente richiederebbe sicuramente un approfondimento ulteriore che diciamo in questo spazio non possiamo avere, però un breve accenno magari a qual è il ruolo della lingua dello Shahnameh nella cultura persiana. Sì, c'è stato un po' di interruzione nel video, se ho capito bene la domanda era sulla questione, diciamo, sul tipo del persiano usato nello Shahnameh rispetto al persiano moderno. Beh, no, devo dire che c'è una cosa che caratterizza tutto il persiano classico, insomma, ecco, da un punto di vista della mia esperienza che ho avuto, non sono un linguista, ma insomma, l'esperienza che ho avuto è che tra persiano classico e persiano moderno non c'è tanta differenza, nel senso che, voglio dire, ancora adesso, diciamo così, la stessa lingua dello Shahnameh è considerata, certo, un verso, tra l'altro, quindi voglio dire, stiamo parlando ovviamente di un'espressione poetica, ma anche dal punto di vista lessicale non siamo molto lontani. Per dire, per cui, per questo, come accennavo prima anche nella relazione, lo Shahnameh è anche sempre stato molto diffuso, perché in fondo, come dire, il divario tra il persiano di una volta e il persiano di adesso non è così tanto come magari siamo abituati noi invece in ambito più occidentale. I legami sono abbastanza stretti. Dopodiché, ripeto, qua stiamo parlando di un'espressione di tipo poetico, e quindi, insomma, è ovvio che sia lo stile che i toni sono, e anche il lessico, sono diversi. Ma l'altro aspetto che io ci tengo sempre a sottolineare, per una questione anche qui di esperienza personale, è
anche, come dire, il rapporto diverso rispetto all'espressione poetica che c'è nella cultura persiana rispetto a quello che magari siamo abituati, a cui siamo abituati noi. La forma di espressione letteraria è la poesia, è quella su cui, a cui si è sempre più vicini. No, insomma, chiunque abbia fatto un viaggio in Iran riporta sempre questa immagine, no, del ponte di Isfahan, in cui, no, ci si raccoglie le persone a raccontare poesie, anche persone giovanissime, insomma, voglio dire. Quindi, come dire, non c'è nessun gap di tipo, nemmeno, come dire, genealogico oppure di generazione rispetto a questa. La poesia è ancora il mezzo di espressione principale ed è, si conserva. E quindi di conseguenza anche rispetto a questo che era il persiano classico c'è un forte legame ancora rispetto anche all'Iran attuale. Io aggiungerei una cosa oltre a questo, ed è quello proprio perché appunto la fascinazione di fascino proprio di cui parlavo all'inizio, da un punto di vista linguistico, cioè siamo in un periodo di formazione proprio della lingua persiana, del neopersiano, del farsi, di quello che appunto Mario ben illustrato è ancora adesso, almeno nella lingua letteraria più colta e anche in parte in quello standard. Però appunto quello è un periodo di formazione in cui, insomma, noi come primi documenti, come primi testi proprio della lingua del neopersiano abbiamo dei documenti in giudeo-persiano, quindi persiano in caratteri ebraici, persiano manicheo, e cioè abbiamo testi siro-persiani, cioè, voglio dire, è un periodo interessantissimo anche da un punto di vista per chi si appassiona di lingua, come è nata, come si forma. E in quel momento lì, ovvio che anche lo Shahnameh di Ferdowsi dà una spinta fortissima poi, no? A quello che poi è il neo-persiano, perché come anche su un aspetto culturale, linguistico, è un momento interessantissimo per il mondo, diciamo, di lingua persiana. Da lì poi si parlerà di addirittura spesso e volentieri, non sono molto d'accordo, però di lingua franca, no? Come il persiano sicuramente è stata poi una lingua che in un contesto di multilinguismo usata a fini letterari, commerciali, burocratici, eccetera, diplomatici, eccetera, adesso che sia lingua franca o meno, ma sicuramente utilizzata. Quindi questo è un altro aspetto rispetto alla lingua persiano e allo Shahnameh, di cui va anche tenuto conto. E mi taccio. Sicuramente avremmo bisogno di un altro episodio, un'altra puntata per trattare dei contenuti e, diciamo, della lingua poi anche in relazione allo Shahnameh. Ci siamo concentrati sul manoscritto e credo di ringraziare a nome di tutti quanti Mario Vitalone per averci fatto riscoprire il viaggio di questo manoscritto che è giunto così vicino a noi e che magari è sconosciuto ai più e ai non addetti ai lavori. Questa è una delle dirette in cui ci sono stati più commenti e anche più, diciamo, considerazioni proprio sull'argomento della diretta stessa. Io colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare, poi per fare una breve considerazione, poi mi leggo ad una domanda che appunto è stata lasciata fra i commenti. Io ho avuto modo di studiare per la mia tesi di laurea un manoscritto che effettivamente ha avuto una storia molto simile a quella del manoscritto fiorentino che Mario ci ha illustrato. Mi pare di capire che ci siano due aspetti in comune. Innanzitutto i manoscritti venivano ricercati in Oriente
e venivano portati in Italia per questo progetto della stamperia o tipografia medicea, molto spesso venivano descritti e catalogati in maniera errata, perché appunto si pensava fossero altre opere, nel caso del manoscritto fiorentino un commento coranico, nel caso del manoscritto del mio manoscritto, lo chiamo il mio manoscritto, presente alla Biblioteca Medicea Laurenziana, era stato catalogato come un'introduzione alla logica di Avicenna, quando poi era una traduzione di Barebeus di un'opera, di un compendio filosofico di Avicenna, quindi diciamo non proprio quello che appariva in descrizione, e quindi c'era questo interesse probabilmente appunto per poi stampare queste opere, che faceva arrivare dei manoscritti molto antichi, perché effettivamente poi anche nel caso dell'Orientale 86 alla Laurenziana si tratta di uno dei manoscritti più antichi che riportano il testo arabo e siriaco di quest'opera di Avicenna, molto, molto difficile, perché è appunto un compendio, un riassunto molto riassunto. E quindi questo, diciamo, questa è una delle prime analogie che ho trovato con lo Sharnameh, e mi sembra anche molto interessante. E quindi, diciamo, l'Italia, poi le biblioteche italiane si configurano come depositi di manoscritti orientali antichi che sono utili per le edizioni critiche, poi sono insomma il lavoro del filologo. E appunto mi leggo appunto alla domanda che è stata lasciata nei commenti di Davide Procaccino. Grazie mille della relazione, considerazione molto pedestre, strano che questo non sia stato ad ora lo stimolo per una traduzione italiana dell'edizione critica di Kalegi Motlag, basata sul manoscritto di Firenze più quella precedente di Mosca del poema. Non so se si può commentare, io non ho assolutamente idea di che cosa si parli. Sì, no, quello che si accennava anche prima, la situazione delle versioni in italiano sono quelle che, ovviamente ce n'è anche un'altra, ma non è sull'originale, questo è il libro di Re di Gabriella Grati e Letizia Magini, ma insomma, diciamo, sì, le due che si basano sul testo sono quelle che abbiamo citato. E quella più, l'unica completa, è quella di inizio del 1800. Il problema è che io, come dire, devo dire che da quando ero studente, stiamo parlando di un'epoca fa, ho sempre sentito parlare di progetti dello Sharnameh, anche soprattutto in ambito accademico. Ovviamente il problema, il discorso è questo qui, il discorso è che dovrebbe essere fatto, visto il livello che un discorso è dire vabbè, faccio una traduzione Sharnameh come di tipo, come dire, divulgativo, e allora va bene, fai. Però se a questo punto facciamo riferimento invece a un'operazione di tipo più scientifico, facendo appunto riferimento tipo alle edizioni che abbiamo appena citato, e allora deve essere un progetto di tipo scientifico. E io devo dire, non sentito parlare spesso e volentieri nell'ambito del, quando frequentavo ancora di più il, come dire, i circoli accademici, però poi i progetti sono sempre stati interrotti, non sono mai andati avanti, perché insomma le interpretazioni possono essere più di una. La prima molto più banale, perché si tratterebbe di una cosa molto impegnativa, perché nel momento in cui ti poni di farlo a livello scientifico, insomma, devi capire bene come la cosa. Certo, il grande vantaggio è questa edizione, che è molto abbastanza recente, su cui effettivamente anch'io farei riferimento, quella che abbiamo citato poco fa. Però, ripeto, da allora ne ho sentito parlare, ma nessuno ha preso mai, come dire, insomma, il coraggio di farlo. Questo poi rientra un po' in quelle che sono le logiche accademiche, non solo italiane, internazionali, che evidentemente non hanno mai spinto per ora a affrontare questo impegno.
Aggiungo solo una cosa, ovvero l'impegno e anche insomma, la mole di denari e di studiosi per un progetto del genere non è di poco conto, però andando diciamo, fuori dai confini dell'Italia, al momento diciamo, c'è ancora, credo, nell'Università di Cambridge, dove ha questo Shahnameh Project, che è quello diretto da Firouzza Melville, che è quello diciamo più completo, no? Sono loro un gruppo di studiosi, ripeto, non in Italia ma fuori, che hanno questo, come dire, portano avanti sotto diversi punti di vista tutto quello che è arrivo dalla fumettistica, proprio il lavoro di edizione critica, a quello che è legato allo Shahnameh, l'Università di Cambridge, Shahnameh Project, però è vero, in Italia al momento per una traduzione, edizione, diciamo, accademica in italiano, non siamo ancora, nemmeno io non ne ho sentore. Ecco, solo questo. Abbiamo un'altra curiosità di Lucia Poli che chiede: grazie di cuore per l'interessante intervento. Avrei una curiosità: l'Iran ha mai avanzato richieste sul prezioso manoscritto di Firenze, data l'importanza che il poema riveste nella cultura persiana? Allora, no, qui sorrido perché cioè, allora, devo dire, adesso non so nemmeno se sono autorizzato a dirlo, perché è una cosa un po' particolare. Allora, quando, la cosa strana che seppi è che quando insomma, sono andato lì, mi raccontano di questo episodio, di quando c'è stata soprattutto dopo la rivoluzione in Iran. Non so da che qualcuno ha cominciato a diffondere la notizia che l'Iran voleva, come dire, rapire l'Oceano America, quindi portarlo in Iran. Ovviamente cosa assolutamente priva di fondamento, ma la cosa mise in agitazione perché ovviamente stiamo parlando di un periodo storico in cui, insomma, ecco, l'Iran aveva fatto la rivoluzione, si vedeva questa realtà così strana, eccetera, eccetera, e quindi insomma si pensava di tutto e di più. Ma a parte questo, che non è una cosa, che non è sicuramente una cosa di attendibile, io ricordo personalmente, perché c'è un periodo so, che ci fu una richiesta per una mostra in Iran, e fu quindi richiesto, però il problema è che la risposta fu negativa perché per i problemi che ci davamo poco fa, per problemi di conservazione, nel senso che il manoscritto, diciamo, quelle pagine che sono andate poi, poche pagine che sono andate poi a New York alla mostra, sono andate dopo che in ogni caso c'è stato un intervento di conservazione. Ma fino a quell'epoca il manoscritto non poteva essere mosso per un problema, come dire, di conservazione. Per cui ricordo che ci fu una richiesta di una mostra, ma insomma poi non si è potuto dare corso per questo motivo, per un motivo proprio di tipo insomma, di conservazione del manoscritto, che non poteva certo viaggiare. Io ho una curiosità, l'ultima, poi vediamo insomma se ci sono altre domande tra i commenti. Attualmente alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ci sono dei manoscritti persiani non catalogati, insomma c'è del lavoro da fare o comunque il lavoro di digitalizzazione è giunto a buon punto? Dunque, no, allora è giunto a buon punto perché mi ricordo appunto per il periodo in cui sono stato anche io, mi occupavo soprattutto delle cose orientali, che fu proprio un progetto specifico per cui quelli manoscritti arabi, i manoscritti persiani sono stati tutti digitalizzati, non sono molti i manoscritti persiani nella Biblioteca Nazionale. La collezione di manoscritti arabi, che è molto più consistente, ci fu anche un intervento. Adesso non saprei dire se sono stati digitalizzati, ma io prima citavo Sara Fani, e lei ha fatto proprio un catalogo dei manoscritti arabi, che adesso però non so, non ricordo, con lei abbiamo collaborato molto quando
ero lì alla Nazionale. Adesso non riesco a ricordare se è poi stato stampato o meno, ma lei fece un catalogo dei manoscritti arabi e molti di questi, ecco, ripeto, non saprei dire adesso tutti perché poi sono andato via dalla biblioteca, ma molti sono stati anche questi digitalizzati e si trovano sempre sulla stessa piattaforma di cui parlavo prima, quella della Teca Digitale della Biblioteca Nazionale. Si fa una ricerca per collocazioni e trovi la digitalizzazione del manoscritto. Penso pressoché tutti, adesso non saprei dire tutti, ma pressoché tutti. Quindi l'intervento sui manoscritti, diciamo più orientali, chiamiamolo così, c'è stato ed è stato molto positivo. C'era poi un progetto europeo che purtroppo è stato poi interrotto, che si chiamava Manumed allora, che era sui manoscritti dell'Iranio, ma per motivi, mi pare, di tipo proprio economico, eccetera, è stato poi interrotto e quindi non è andato. E anche lì, invece, in prospettiva, c'è una bella iniziativa. Ma in ogni caso, per quanto riguarda la Biblioteca Nazionale, sono disponibili. Un'altra domanda, devo dire tantissime domande stasera, per fortuna. E Rico Morano chiede: il manoscritto di Firenze è importante solo per la sua antichità o anche per lo stemma codicum e per la ricostruzione del testo? Che era una curiosità che avevo anch'io, ovviamente. Sì, assolutamente, come dicevo, per la ricostruzione del testo, assolutamente sì, nel senso che proprio per il discorso che si faceva prima, siccome stiamo parlando dello Chalamet, ha avuto tantissime versioni, proprio perché tra l'altro non si riesce a ricostruire, diciamo così, l'originale, quindi di conseguenza quello che è più vicino all'originale, no, è quello più fedele. Io adesso non sono un esperto filologo, ma insomma, anche da un punto di vista banale è così. E quindi di conseguenza, dal punto di vista della ricostruzione del testo, lo è. Per questo dicevo, non a caso, riferendo che facevo prima, non a caso, quando è stata fatta adesso l'edizione quella finale con un lavoro di 20 anni da parte dello studioso iraniano Khaled Mohtarak, è stato preso come riferimento per il primo volume la copia di Firenze. Il grosso, come dire, handicap, diciamo così, di questo libro di Firenze è che è solo il primo volume e manca il secondo. Questo ecco, crea un problema perché effettivamente puoi fare riferimento per il primo volume, ma per il secondo non è così. Ma per la ricostruzione del testo, di sicuro è stato preso come riferimento base. Perfetto, direi che insomma Approfitto abbiamo scusate per esaurito. salutare Enrico Morano e lo ringrazio per essere con noi. Ho letto Enrico Morano, giusto? Quindi lo saluto e Sì, lo ringrazio. È un altro iranista anche io. che ci ascolta. Non so se è da Torino o da Berlino, però grazie Enrico. Non so dove tu sia, tanto mi sa che in una situazione pandemica o Berlino alla Tour Fan Fest o a Torino è uguale. Comunque tanti saluti, speriamo di rivederci presto. Questo. E un altro, scusatemi, ma un altro saluto perché già, come dire, ho mancato di salutare la scorsa volta e adesso a proposito di saluti mi è tornato in mente, mi sono sempre persa il gruppo Danesh, gruppo di studenti, diciamo, di studi iranici alla Sapienza con Carolina Cotroneo che come anche loro, come dire, sono, ci avevano contattato, vi ricordate Giulia Frida, per già a luglio per organizzare degli eventi in comune. Anche di terza missione tra Roma e Pisa, poi diciamo, la situazione sanitaria ci ha portato a come dire, prendere altre decisioni, però ecco ci sono, so che già la scorsa settimana, la scorsa volta ci hanno seguito, quindi mi sembrava cosa buona e giusta ringraziarli e dire che non ci siamo dimenticati, speriamo di riuscire ad organizzare qualcosa in futuro, non appena pandemia permettendo, ecco. Intanto Enrico lo ringrazio anch'io perché con Enrico ci conosciamo da una vita, quindi. E Tiziana, che No. salutiamo, quindi c'è una comunità che si ritrova e fa piacere, e mi taccio davvero. Sì, diciamo che
Gli iranisti sono molto attivi sul web e non solo, quindi noi siamo infiltrate volentieri in questa combriccola, possiamo dire così, accademica e anche non accademica. È stato veramente un piacere ascoltare l'intervento di Mario Vitalone. Sono comunque temi che a me interessano anche al di là, diciamo, del book club, anche al di là dell'Accademia. Quindi ancora grazie anche alla professoressa Barbati per darci l'opportunità di partecipare a questi eventi. E non so se Grazie a vogliamo. voi, perché le cose si fanno, insomma, si fanno insieme, se ci riesce è per, come dire, un lavoro comune di tutte le parti in questione, non soltanto di una singola persona. Grazie a tutti e se vogliamo ricordare la data del prossimo incontro, professoressa Barbati, se abbiamo già un'idea e l'avevamo detto all'inizio. Intanto rispondo a chi ha chiesto se la diretta si può vedere in seguito. Certo, la carichiamo sul nostro canale YouTube che usiamo come archivio delle dirette e dei video, quindi poi daremo comunque avviso sui social della diretta disponibile. Allora, ho trovato la data, ci rivediamo il 1° dicembre con il terzo appuntamento, quindi è sempre un martedì, ore 18, nel cortile interno della Feltrinelli, punto interrogativo, non lo so, si spera, altrimenti da remoto. E comunque martedì 1° dicembre ore 18 per la presentazione di Mio zio Napoleone, edito da Francesco Brioschi Editore, con Anna Van Zan, iranista, islamologa e traduttrice del romanzo in questione, con Tiziana Buccico, che già abbiamo avuto modo di ospitare, e quindi al 1° dicembre. Grazie a tutti e buona serata al prossimo evento, quindi il 1° dicembre. Grazie, Buonasera. Grazie a Buonasera. tutti quelli che hanno partecipato, è veramente diretta molto intensa e molto commentata, siamo molto felici di questo. Ci vediamo il 1° dicembre, daremo sempre avviso sui social, sui nostri social e anche sul sito dell'Università di Pisa. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie Mario. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie.